Pronto? 1, 2, 3. Vai! Che figo! Vai! Oh! Piano! Ciao a tutti quanti ragazzi, qui è Vittorio Loffredo e benvenuti in questo nuovissimo video. Se le magie che andremo a realizzare oggi sono qualcosa di assurdo. E purtroppo, meno male, Halloween è finito, quindi via! Hai sentito, BR? Halloween è finito, quindi via tutta questa roba, via! Le caramelle me le prendo io, grazie. Lecca lecca. Vieni Sharky, mangiatele tu. Dio, quanti lecca lecca ci stavano là dentro. E a te, brutta stregaccia col nasone, non ti voglio più vedere. Ci vediamo alla Befana. Tieni, vola sulla scopa. Ops. Ecco fatto, com'è nuova. Ciao VR, come sei bello travestito da Harry Potter. Che leggi di bello? Il niente. Ciao Sharky, invece tu tieni il cappello. Ma questo è il mio cappello, perché ce l'hai tu? Lascialo, mollalo, ti ho detto molla il cappello. Ah, squalo cattivo, squalo cattivissimo. VR, vieni a leggere gli incantesimi con me. Bravo, ti ho preso per il naso. Vieni, vieni, ah, poverino, vieni. Ah, bravo, mettiti sulla spalla. E partiamo con il primo incantesimo. Non cadere. Dicevo, partiamo col primo incantesimo. Eccolo qua. Ciao Vittorio, ti seguo da un sacco di tempo. Riesci a teletrasportare un oggetto? Mamma, che figata teletrasportare un oggetto. Certo che ci riesco, ovviamente con un po' di magia. Però per teletrasportare un oggetto mi serve la scatola del teletrasporto, che dovrebbe stare di qua. Stava qua 2 secondi fa. Chi l'ha spostata? Che ci fa questa maschera di fantasma? Non la voglio, è brutta, vai via. Mamma, tu che sei sempre dove si trova tutto. Dov'è la scatola del teletrasporto? Stava vicino alla porta. Scatola del teletrasporto. Forse l'abbiamo buttata. Ma che co... No! No! Mi viene buttata! No, non è possibile. Ah, eccola qua. Mamma, com'è pesante. Eccola, signore e signori, la scatola del teletrasporto. Allora, chi di voi due vuole essere teletrasportato? Sharky o BR? Che cosa, Sharky, vuoi andare tu? Ok, allora prendo BR. Ah, ti ho fregato. Allora, dovrebbe funzionare così. Lancio BR qua dentro ed esce da là. Ok, BR, sei pronto? 1, 2, 3. Vai! No, adesso voglio provare a mettere la gamba dentro e vedere cosa succede. Allora, mamma, vieni a vedere. In questa foto c'è un altro Vittorio nascosto, riusciti a vederlo? Like se lo vedi. Ed ora passiamo al secondo incantesimo, che è... VR, scusami, posso rubarmi gli occhiali? Leggo meglio. Allora, il secondo incantesimo è... Vittorio, fai uscire una macchina dal tuo cellulare. Oddio, succederà un casino, già lo so. Qui adesso faremo uscire dal mio cellulare, che è questo qua, un'automobile gigantesca. Però mi sa che è meglio scendere giù nel parco, perché ci sta più spazio e quindi non facciamo casino in casa. Anzi, sapete che vi dico? Prendiamo l'iPad, che è più grande ed è anche mezzo rosso. Scendiamo giù nel parco dove ci sono tanti bei gattini. Ma guarda un po' chi c'è. No, aspetta, scherzavo. Ho i biscotti. No, se n'è andato. Ciao gatti, vi sono mancato. Non fuggite. No. Ciao, non correre. Ok ragazzi, ci siamo. Allora, no, questa non mi piace, questa non mi piace. Questa assomiglia alla macchina di mio padre. Ah, aspetta, è la macchina di mio padre. Ciao, ma come va? Tutto bene? Ho appena detto il terzo incantesimo, vi posso dire che è una cosa assurda. Sharky, andiamo a leggerlo insieme, così prendo anche un pochino a te. La battuta squallida del giorno è: ma dopo il formaggio c'è il forgiugno. Vai via! Il terzo incantesimo è: Vittorio, prepara la colazione con la bacchetta magica di Harry Potter. Oddio, sì! Ok, quindi adesso prendiamo la bacchetta di Harry Potter e facciamo la magia in modo che la colazione si prepara da sola. Ok, dov'è la bacchetta di Harry Potter? Io senza quella bacchetta non riesco a vivere. Ah, ecco di qua. Ah sì, bellissima. Andiamo di là. Dai, andiamo di qua e prepariamo la colazione con la bacchetta magica. Ciao papi, come va? Ho già fatto colazione. Io adesso vado a preparare con la bacchetta magica. Vieni a vedere, vieni a vedere. Vabbè, voi scendete, io rispondo al cellulare. Vai, vai. Ciao. Allora, innanzitutto prendiamo gli ingredienti. Oh, alla Kasim. Oh! Ho preso gli ingredienti, andiamo in camera di nuovo e prepariamo la colazione. Sarà divertente. Allora, colazione, preparati da sola. Vai! Oh! Piano piano. Sì!
Sì, l'indovinello del giorno è: qual è quella cosa che si può aprire ma non si può più chiudere? Se pensate di essere riusciti a trovare la risposta, troverete la soluzione all'indovinello sul mio profilo Instagram. E vi ricordo che tutti quelli che si iscriveranno riceveranno un biscotto. Commentate altri incantesimi che vorreste vedere. Qui Vittorio Loffredo, grazie mille dell'attenzione e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!